Buonasera, benvenuti a tutti a questa esposizione. La scelta della data non è sicuramente casuale, siamo al 19 gennaio, cioè il giorno successivo alla giornata dei migranti. Non è casuale la giornata, come non è casuale la località, il luogo dove ci troviamo, un bar vicino a uno dei luoghi simbolo per gli studenti stranieri, comunque gli studenti fuori sede, ospiti della nostra città, la casa dello studente che tra l'altro in questi giorni sarà anche oggetto di celebrazioni diverse perché purtroppo è tristemente famosa come quartier generale dell'SS. È un piacere vedere che abbiamo avuto un discreto successo nel raccogliere le immagini, oltre al socio Julien Blatteau che ha concesso l'esposizione di 6 immagini e la guest star Diana Wapin che ha dato 4 foto, tra cui una che ha ricevuto il secondo premio al Venice International Photo Contest. Ci sono anche altre persone si sono interessati alla nostra città, ci sono viste panoramiche, ci sono cartoline più classiche e ci sono delle foto particolari come può essere quella presentata da Obermael riguardante Confiserie, una vetrina in cui sono esposte anche le caravelle di Cristoforo Colombo, uno dei simboli storici di Genova, come storicamente Genova è anche legata al calcio, e in questo abbiamo una foto di una Erasmus spagnola. Genova, non dimentichiamo che è stata la città dove è nato il calcio italiano il 7 settembre 1893. Trovare delle foto da segnalare in modo particolare è abbastanza difficile. Ci sono sicuramente due foto che sono state segnalate, una dall'assemblea, ed è l'assemblea dei soci di Conoscere Genova, ha evidenziato in modo particolare quella di Maya Atanasova con il sole sul mare di Genova, e una evidenziata in modo particolare durante l'assemblea che riguarda invece un tramonto sulle colline di Genova realizzate da Sirma Bilir. In tutto sono una quarantina di foto esposte e direi che praticamente tutte raccontano in qualche modo Genova. Ed è questa la bellezza di questa mostra, perché tutte in qualche modo hanno colto anche soltanto una parte dello spirito di Genova. La speranza è che questa mostra possa riscuotere pubblico non tanto per vanto di Conoscere Genova, quanto perché penso che siano gli stessi fotografi che meritano parecchia visibilità e le stesse foto che meritano di essere viste. Il motivo per cui la mostra è stata fatta è sottolineare Genova con occhi diversi. Qualsiasi persona nella propria città finisce per abituarsi a quello che lo circonda. Invece chi viene qua come ospite, chi viene qua in visita, sicuramente può vedere cose che noi genovesi altrimenti non noteremo. La mostra resterà aperta fino al 31 e spero che tutti possano venire qua al Barrino, e con l'occasione colgo l'occasione anche per ringraziare il Barrino per l'ospitalità. Ringrazio gli studenti che hanno mandato le foto e ringrazio quanti parteciperanno.